120° compleanno di Gioacchino Rossini e l'amministrazione comunale insieme agli altri enti e istituzioni dedicate al mondo musicale hanno pensato un ricco programma di iniziative. Ci fa il punto l'assessore alla cultura Gloriana Gambini. Sì, a partire da mercoledì 29 febbraio, appunto, Rossini nasceva a Pesaro proprio in quella data e a partire, dicevo, da quel giorno e per tutta la settimana e poi nel corso dell'anno a seguire saranno tantissimi gli appuntamenti che andranno dai tradizionali concerti ma anche a particolari circostanze in cui sarà possibile approfondire la figura di Rossini attraverso l'apporto di esperti, quindi conferenze, ma anche tanti momenti di riflessione intorno a questa figura con il coinvolgimento di tutte le istituzioni musicali pesaresi e degli enti locali. Partecipano quindi a vario titolo la Fondazione Rossini, Rossini Opera Festival, Comune Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio, Ente Concerti, Conservatorio naturalmente e tanti altri. Per tutti i cittadini a partire dalle 10 del mattino, Casa Rossini tra l'altro sarà aperta gratuitamente per l'intera giornata, ci sarà la possibilità di vedere nuovi allestimenti a Casa Rossini, la possibilità di partecipare con la collaborazione dei ragazzi del liceo artistico a una originale seduta fotografica in cui sarà possibile farsi fotografare nella poltrona di Rossini, sostanzialmente una molto simile, in un set particolare ed avere la foto stampata in digitale immediatamente, una foto ricordo del compleanno di Rossini, ma poi anche cose molto più preziose ed importanti come per esempio una conferenza di Quirino Principe alle 17.30 al Teatro Rossini, una conferenza concerto in cui saranno messi a fuoco attraverso la musica, aneddoti, curiosità, ancora la figura e la genialità del nostro concittadino più illustre. E seguiranno tantissimi altri momenti, il tutto su pesarocultura.it per chiunque potrà essere possibile scaricare in formato PDF il calendario delle iniziative che ci terremo diciamo in casa per tutto l'anno, anche questo calendario realizzato da Man Design con la collaborazione di tanti, è possibile averlo presso il comune, quindi avere sicuramente tanti momenti in cui riscoprire la figura di questo genere. Ricordo anche itinerari rossiniani, la riscoperta di molti luoghi che i pesaresi non conoscono, il tempietto rossiniano oltre a Casa Rossini, la collezione Ercolani Rossini, dipinti che si trovano nei musei civici con delle guide turistiche, sarà possibile diciamo, fare anche i turisti in città nel segno di Rossini. Okay.